2015 del Festival della Melodia. Oggi sapremo chi sarà il primo vincitore di questa nuova stagione che si è conclusa a fine febbraio proprio a Sanremo, al Palafiori di Sanremo, con il trionfo, come molti di voi già sapranno, dell'artista Danira Micozzi, che da oggi sarà l'ospite d'onore della nostra manifestazione. Da subito però vorrei ringraziare la direzione delle Gallerie Auchan, che tornano ad ospitarci, e lo fanno in un pomeriggio davvero molto particolare, in un pomeriggio di shopping. Qui nelle Gallerie Auchan ci sono tante persone che continuano a fare, come fanno quotidianamente, la loro spesa in vista della Santa Pasqua, di queste festività che ci apprestiamo a vivere serenamente. Una bella manifestazione, si diceva. Io volevo ringraziare il direttore Mattia Perelli e Alessandro Corradi, che sono stati molto sensibili, come al solito, nel reperire questa nostra istanza legata alla promozione e alla valorizzazione dei giovani, i giovani artisti della canzone italiana. Oggi ne avremo diversi che arrivano un po' da ogni parte d'Italia, proprio qui a Pescara, nelle Gallerie Auchan, nei pressi dell'aeroporto Liberi, proprio per dar vita ad uno spettacolo che mi auguro possa essere di vostro gradimento. Una manifestazione organizzata anche in collaborazione con il pastificio La Mugnaia di Elice, un'antichissima pasta davvero molto prelibata, squisita, che molti di voi già avranno avuto modo di conoscere attraverso gli spettacoli legati al campionato della cucina per casalinghe. E poi ancora Cantina Tollo, la qualità nella vita, un vino storico pluripremiato nel corso delle varie edizioni del Vinitaly di Verona. E poi ancora Sulmona Confetti della Eventi Time SRL, i buoni confetti di Sulmona, davvero molto buoni e ricercati, i confetti di Sulmona che ormai hanno scritto davvero la storia. E poi ancora la Cometti Car Wash, lavaggio, e non solo, i professionisti dell'autolavaggio, insomma, azienda situata proprio nei pressi del centro commerciale dove ci troviamo. E poi ancora i vini Citra, ancora un'azienda vitivinicola di Ortona pluripremiata, aziende che si trovano tra l'altro presenti all'interno del centro commerciale delle Gallerie Auchan di Pescara. Detto questo, iniziamo subito con la gara, non prima di avervi presentato la giuria. La giuria che quest'oggi sarà presieduta dal nostro direttore artistico Angelo Anselmi, fresco di nomina di un riconoscimento importante, delegato per l'Abruzzo e il Molise dell'associazione Muovi la Musica, del presidente Alberto Salerno, un nome nel firmamento musicale nazionale, marito di Mara Maionchi, altro noto personaggio del piccolo schermo. E poi ancora una giuria che è composta dal candidato sindaco del comune di Cappelle sul Tavo, Pierino Di Giandomenico, esperto di musica, tra l'altro, dall'emerito ricercatore dell'ENEA, docente universitario della D'Annunzio di Pescara, il professor Achille Renzetti, ed ancora dall'attrice Franca Minucci, dai musicisti Claudio Mancini e Gianni De Kellis, e poi ancora da una delle protagoniste del tour che abbiamo oggi fortemente voluto in commissione, del tour del campionato della cucina, Pina Di Marzio. E a concludere, a completare l'organico, è Sonia Creati, esperta di musica e mamma di una nostra indimenticata Miss Adriatico, che purtroppo non è più in nostra compagnia. Però veniamo subito al dunque, come si suol dire, perché la gente ha voglia di ascoltare della buona musica, e lo facciamo subito all'insegna dell'allegria. Dell'allegria perché chiamiamo subito il primo concorrente che romperà il ghiaccio, come si suol dire. Lui è Luca Di Tommaso. Un applauso di incoraggiamento per Luca. Dicevo in allegria perché il nostro Luca Di Tommaso ha scelto un brano di Sergio Caputo, che
a fine maggio tornerà ad esibirsi anche lui a Pescara. Il titolo è uno dei celeberrimi brani che ha portato al successo Sergio Caputo, vale a dire Sabato Italiano. Canta Luca Di Tommaso. Buonasera a tutti. Il fetido cortile ricomincia a miagolare, ore quello tipico del sabato invernale. Radio ci pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Qui in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Vediamo allegramente quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese e sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via, lontano. Così noi ci tuffiamo nella Roma felliniana, equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri. Malinconia latente dei miei giorni più felici, abissi per scrutabili le donne degli amici, e questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile persino la gastrite. E questo sabato qualunque è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, diventa letterario. Ma perché non vai dal medico? Ma che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. E questo sabato qualunque è un sabato italiano, e il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E sembra un sabato qualunque, ma è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è la variabile che ci porta via lontano. E questo sabato qualunque è un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via. Complimenti, complimenti a Luca Di Tommaso. Abbiamo iniziato all'insegna dell'allegria con questo celeberrimo brano di Sergio Caputo. Scatta il primo meccanismo di voto, il primo lo ricordo per le qualità vocali, il secondo per l'interpretazione. Voti che vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5. Cari amici della giuria, saluto intanto gli amici che stanno arrivando qui nelle gallerie Ocean di Pescara. Un particolare saluto anche alla modella dominicana Clemencia Bovogean, volto noto anche lei del piccolo schermo, anche perché è una vincitrice internazionale del concorso di Miss Adriatico. Andiamo avanti con una new entry, fa il suo esordio quest'oggi al Festival della Melodia, Piera Luisi. Eccola qui che arriva, l'applauso di incoraggiamento degli amici presenti. Pronta, prontissima la nostra Piera, che ha scelto per l'occasione un brano di Noemi dal titolo Sono solo parole. Vi lascio a Piera Luisi. Buonasera a tutti. A
avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che se la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire, non troviamo un motivo neanche per litigare. Siamo troppo distanti, distanti tra noi, ma le sento un po' mie, le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora, sono solo parole. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, 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 parole. Sono solo parole. Grazie. Male, Piera Luisi, complimenti, complimenti. Allora si scalda anche il pubblico che sta assistendo tra una spesa e l'altra all'interno delle Gallerie Auchan, questa tappa inaugurale del nuovo tour del Festival della Melodia. E noi a questo punto andiamo ad ospitare un cantautore, così come vuole il regolamento del nostro concorso, dove si esibiscono cantanti e cantautori. È la volta di un giovane cantautore locale. Si tratta di Carlo Di Fabio, in gara con il numero 3, un applauso per lui. Ha scelto per la circostanza un brano da lui stesso scritto e musicato dal titolo Ode all'uomo tigre. Per voi, Carlo Di Fabio. Ehi, hey, hey, che fai? Guardi me ma dici che sei pazza di lui. Ehi, hey, hey, ci sei? Senza dire niente vieni, prendi quello che vuoi. Ma chissà cosa frulla in quella tua testa senza un'età. Sì, per me, se un nuovo amore è già finito al buio. Ma ecco che da nulla arriverà, come un'ombra nei miei sogni prenderà tutta la mia pace e ingenuità.
che scavando a fondo poi mi troverà. È l'uomo tigre che lentamente gira la sua giungla senza cura di chi sorride e fa un viso ad un cattivo gioco a cui giocare dovrà. Le tue ingiustizie vendicherà, ma quello sguardo no, no, non va. In questo mondo la realtà è la strada per farsi pestare dalla società. Ehi, chi sei? Pensavo di saperlo, ma ora non lo direi. Ehi, che vuoi? La spalla su cui piangere abbracciandoti a me. E allora perché mi cerchi in ogni dove ed impazzisci se non ci sono? Sai che c'è, fai quello che ti pare, nulla cambia per me. Se sarà solo ingenuità o sarà soltanto superiorità, nel mantello non ha pugni per chi già vorrebbe abbatterlo ma solo sul ring. È l'uomo tigre che lentamente gira la sua giungla senza cura di chi sorride e fa buon viso ad un cattivo gioco a cui giocare dovrà. Le tue ingiustizie vendicherà, ma quello sguardo no, no, non va. In questo mondo la realtà è la strada per farsi pestare dalla società. L'uomo tigre che lentamente gira la sua giungla senza cura di chi sorride e fa buon viso ad un cattivo gioco a cui giocare dovrà. Le tue ingiustizie vendicherà, ma quello sguardo no, no, non va. In questo mondo la realtà è la strada per farsi pestare dalla società. Adesso che la luna chiara il cielo splende già, tu ti rivesti dentro un'altra identità, senza pensare a tutte quelle conseguenze che dovrai pagare quando tutto finirà. L'uomo tigre arriverà e senza chiedere a nessuno prenderà ogni cosa, ogni amore, la tua libertà, tutta la pace e tutta la tua ingenuità. Sorride e fa buon viso ad un cattivo gioco a cui giocare dovrà. Le tue ingiustizie vendicherà, ma quello sguardo no, no, non va. In questo mondo la realtà è la strada per farsi pestare dalla società. Grazie. Ringraziamo te Carlo Di Fabio, scatta anche in questa occasione il meccanismo di voto e io vorrei subito ringraziare della collaborazione la nostra radio ufficiale, la radio partner del Festival della Melodia, Radio Parsifal, dove fino all'altro ieri abbiamo ascoltato il brano che ha vinto la finale nazionale del Festival della Melodia, Daniela Micozzi, che avremo anche come ospite d'onore, come si diceva in apertura di nostro collegamento, qui sul palco delle Gallerie Ocean. Quindi grazie a Radio Parsifal che supporta la nostra manifestazione, la nostra kermesse, così come il periodico Cronache Abruzzesi, da sempre presente proprio negli appuntamenti più importanti. Ricordo che stiamo effettuando delle riprese televisive ma anche delle foto che saranno poi conservate sul sito ufficiale del concorso, lo ricordo e lo ribadisco, www.festivaldellamelodia.net, dove troverete anche i prossimi appuntamenti di questa simpatica manifestazione che continua negli anni. Ma torniamo alla gara, torniamo a noi perché siamo pronti ad ospitare un altro artista che fa il suo esordio al Festival della Melodia. Allora accogliamolo sempre come al solito con un grande e scrosciante battimani, con il numero 4 ovviamente in ordine di apparizione, lui è Camillo Spinelli, un grande applauso per lui. Ha scelto un brano di Gianni Celeste dal titolo Voglio vivere il momento, è il momento appunto di Camillo Spinelli. Buonasera a tutti. Non
mi importa se domani non ci sei. Sei da solo da colmare i sogni miei. Voglio vivere una notte insieme a te, piena di emozioni. Forse io da solo non ce la farò. Sentirò il bisogno degli spiriti tuoi. O sarà una notte come tante, Dio, io sarò un intruso. Voglio vivere il momento, anche se sarà un tormento, non mi importa che succederà. Se domani muori piove, se sarà coperto il sole, se una stella più non brillerà. Tu per me sei già domani, io ho il sole tra le mani, e se tutto questo è un sogno, sarai luce dentro gli occhi miei. Spero tanto che per te non finirà, questo scherzo tu l'hai fatto realtà. Ora che sento il bisogno io di te, non lasciarmi solo. Voglio vivere il momento, anche se sarà un tormento, non mi importa che succederà. Se domani fuori piove, se sarà coperto il sole, se una stella più non brillerà. Tu per me sei già domani, io c'è il sole tra le mani, e se tutto questo è un sogno, sarai luce dentro gli occhi miei. Se domani fuori piove, se sarà coperto il sole, se una stella più non brillerà. O per me se già domani, io c'è il sole tra le mani, e se tutto questo è un sogno, sarei luce dentro gli occhi miei. Grazie. E noi ringraziamo e salutiamo Camillo Spinelli, grazie, grazie ancora. Poi vedremo al termine come si esprimerà in merito alla nostra giuria, alla nostra commissione che sta seguendo davvero con particolare attenzione l'evolversi della manifestazione. Andiamo avanti, tanti volti nuovi al Festival della Melodia, ogni anno davvero selezioniamo giovani emergenti, come così come è successo in passato. È la volta della quinta, allora, concorrente in ordine di apparizione che vi presento subito. Shaza Cappellari, eccola qui, un applauso per lei. Giovanissima la nostra Shaza, è qui per presentare e per cantare per voi e per noi un brano di Laura Pausini, E ritorno da te. Vi lascio dunque alla nostra giovanissima concorrente, Shaza Cappellari. Buonasera a tutti. E ritorno.
emozione, Sciasa Cappellari, complimenti Sciasa, complimenti, complimenti. Benissimo, che piacevole pomeriggio musicale stiamo trascorrendo grazie alle Gallerie Auchan che ci hanno permesso di essere qui, di tornare qui, perché eravamo stati anche negli anni precedenti, abbiamo portato anche coloro che hanno firmato dei momenti importanti del nostro festival, della nostra storia, perché negli anni passati siamo stati qui in compagnia di Piero Mazzocchetti, che sapete tutti quanti, terzo classificato nell'edizione 2007 del Festival di Sanremo, uscito proprio dalle selezioni del Festival della Melodia, così come tanti altri nomi illustri, ricordo Jody Tonno, vincitore l'anno successivo del Festival di Sanremo in coppia con Lola Ponce, ma io vorrei ricordare anche altri giovani promettenti, anzi oggi sono più di una semplice realtà, mi riferisco a Gianluca Ginoble e poi all'attuale vincitore del Festival di Castrocaro Terme, trasmissione prodotta dalla RAI e condotta da Carlo Conti, che ha visto quest'anno il successo di Davide Papasidero, uscito tra l'altro anche lui dalle nostre manifestazioni legate al Festival della Melodia. Insomma, un festival che ha una storia, che continua con questi protagonisti giovani e talentuosi. Chiamo subito un altro cantautore in gara con il numero 6, lo faccio subito accomodare al centro del proscenio, lui è Marco Raffaeli, eccolo qui, un applauso per lui. Andrà ad interpretare un brano musicato da lui stesso, scritto da Marco Raffaeli e Laura Oldani, dal titolo Baciami Adesso. Per voi Marco Raffaeli. Grazie. Regina del mio mondo, sei volata via da me, strade senza un perché, cerchi nuove verità, dentro vecchi sogni, respiravi follia, ma la tua via di fuga sono ancora io. A volte capita, sai, trovarti ad alta quota per poi cadere giù, cadere giù, cadere giù. Baciami adesso e capiamo in questa nostra libertà di fare sesso con l'anima. Baciami adesso e questa fame di noi, dai, vogliamo via. Calamite noi due, tu, Eva, io, frutto proibito, le tue mani, le mie, furia di un incendio, onda anomala che sale su. Baciami adesso e scappiamo in questa nostra libertà di fare sesso con l'anima. Baciami adesso e questa fame di noi, dai, vogliamo via. Noi che ci amiamo non ci arrendiamo, noi esplodiamo, insieme gridiamo. Baciami adesso e scappiamo in questa nostra libertà di fare sesso con l'anima. Baciami adesso e questa fame di noi, dai, vogliamo via, dai, vogliamo via. Oh,
Grazie. E sulle note di questo brano roccheggiante salutiamo anche Marco Raffaeli, ancora meritati applausi per lui, e intanto le gallerie si vanno pian piano riempiendo qui a Pescara per questa tappa inaugurale, questa giornata inaugurale del nuovo tour del Festival della Melodia. Volevo salutare un capo tifoso per antonomasia del Pescara, il nostro Marco Mongardi, amico di sempre, e allora procediamo di gran carriera ospitando altri artisti in grado di regalarci forti emozioni quest'oggi. È la volta della settima protagonista della nostra manifestazione, all'appello Gaia Anglani. Eccola qui, un applauso, facciamo sentire che siamo in molti quest'oggi a Pescara. Ha scelto un brano di Massimo Ranieri dal titolo Perdere l'amore, un brano arcinoto, come si suol dire. E allora ascoltiamola bene, lei è Gaia Anglani. Grazie, buonasera. E adesso andate via, voglio restare sola. Volare nel suo cielo, non chiesi mai chi è, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere la nonna, avere voglia di morire, lasciami facevo le tue scelte, ma poi chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, una donna troppo sola che ancora ti vuol bene, perdere l'amore. Quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una riga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito. Yeah.
sopravvicino. Perderà l'amore. Grazie. Che voce, ragazzi! Gaia Anglani! Bene, bene. E vedete come spaziamo da un genere ad un altro, proprio a testimonianza di questa grande preparazione che hanno i nostri artisti, che studiano tutti musica, lo fanno con passione, dedizione, spirito d'abnegazione, e i risultati si vedono. Quando si lavora i risultati si vedono. Complimenti alle insegnanti, alle professoresse che seguono passo dopo passo questi ragazzi. Ma la gara prosegue, cari amici. Allora andiamo a proporvi l'ottava concorrente di questa manifestazione. Si tratta di Anna Rosini. Eccola qui, un applauso di incoraggiamento anche per la nostra Anna, che andrà ad interpretare un brano scritto da Franco Califano, quindi dal mitico e intramontabile Califfo, nella versione di Mia Martini. Il brano è La nevicata del 56. A voi, Anna Rosini. Grazie. Ti ricordi una volta? Si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi gli spazi, i chilometri interi, automobili poche. Le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. Pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io, bambina, sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, una donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. E c'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Di sì, l'hai più vista.
così. Che tempi quelli. Na na, 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 na na. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, e l'hai più vista così, che tempi quelli. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli, che tempi quelli. Grazie. È stata la volta così di Anna Rosini e la gara prosegue. Io vorrei ancora una volta ringraziare coloro che ci sono stati vicini assieme alle Gallerie Auchan per questa bella manifestazione legata al Festival della Melodia, vale a dire il pastificio La Mugnaia di Elice, la cantina Tollo, vini di qualità, Sulmona Confetti, eventi Time SRL, poi la Cometti Car Wash, che si trova proprio nei pressi della struttura dove vi trasmettiamo, e Vini Citra di Ortona. Andiamo avanti con la nostra manifestazione e troviamo un'altra new entry per la nostra iniziativa. Applausi per la nona concorrente, Laura Pica. Eccola qua, pronta anche lei a far ascoltare la sua voce. Ha scelto per la gara un brano dei Mattia Bazar dal titolo Cavallo Bianco. Per voi, Laura Pica. Giorno se ne va, passa e va.
un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Tutte graziose le nostre giovani artiste. Lei ha preparato per la gara odierna un brano di Bungaro dal titolo Guarda Stelle. E allora ascoltiamo, facciamo e prestiamo la massima attenzione per l'esibizione di Priscilla Di Benedetto. Nello spazio siderale, da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché vista bene è una lente naturale e ho fantasia e posso anche volare. La fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda in questo mare di stelle, mi perderò. Da terra ad immaginare, da qui chissà se c'è un mistero grande da scoprire, da qui una libera preghiera per una pace da inventare. È un cielo
Grazie. E salutiamo così anche la nostra Priscilla Di Benedetto. Io vi ricordo e vi rammento che nei prossimi giorni troverete comunicato stampa, foto, immagini, ma soprattutto l'intera registrazione di questo Festival della Melodia, di questa tappa zero, così come l'abbiamo ribattezzata, sul sito ufficiale del nostro concorso, che ricordo ancora una volta www.festivaldellamelodia.net, dove troverete anche le modalità di iscrizione, perché vedo in sala tante persone che chiedono delucidazioni in merito a questa rassegna canora. Nel frattempo noi ci avviciniamo in addirittura d'arrivo di questa maratona musicale piacevole, stando anche all'indice di gradimento espresso attraverso l'applauso del pubblico presente. Andiamo ad ospitare un'altra new entry per la nostra kermesse, l'undicesima in ordine di apparizione. Signore e signori, per voi Nicole Di Virgilio, eccola qui, un applauso, giovanissima anche lei. Ha scelto un brano impegnativo di Alicia Keys dal titolo I Forgot You. Per voi, Nicole Di Virgilio. Buonasera. Things are the physical things that fight wars within. I have to be full, was a full soul, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Promises forever young. Some people need three doors of roses, and that's the only way to love the problem. And you know, on a silver platter, and wondering what it means. No one to share. No one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If I ain't got you with me, baby. If I ain't got you with me, baby. Grazie.
musical di Virgilio, complimenti, vedremo al termine come si esprimerà la nostra commissione, scatta così il meccanismo di voto anche per questa giovane interprete che abbiamo ascoltato poc'anzi e la nostra gara prosegue. Vi dicevo, siamo quasi in addirittura d'arrivo, ma poi avremo anche come ospiti d'onore ex vincitori nazionali della nostra kermesse. Ricordo che il primo o la prima classificata anche di questa iniziativa accederà di diritto alla finalissima nazionale del concorso prevista come al solito nella splendida cornice della Città dei Fiori, vale a dire a Sanremo, dove torneremo anche nel 2015 per l'epilogo nazionale del nostro festival. Ma andiamo con ordine, ascoltiamo la 12ª concorrente che chiamo subito qui al centro del proscenio, lei è Angelica Pompeo, un applauso per lei. Tra poco le cederò il microfono per andare ad interpretare un brano di Jessie J dal titolo Mama Non Best, per voi e per noi Angelica Pompeo. Grazie. Sonorità che abbiamo ascoltato con lei, e allora andiamo avanti cari amici delle Gallerie Auchan per ascoltare la 13ª concorrente, un
numero che porta bene per una esordiente alla nostra manifestazione. Lei è Barbara Mosca. Eccola qui, facciamo sentire che ci siamo, un grande applauso per la nostra Barbara, che ha scelto una canzone, un brano della Tigre di Cremona di Mina, uno dei tanti brani di successo, dal titolo Mi sei scoppiato dentro al cuore. Canta Barbara Mosca. Buonasera a tutti. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai e mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu l'hai capito, l'hai capito. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai e mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so. Perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai e mi sento viva all'improvviso per te. Grazie. Non vorrei essere proprio nei panni della giuria nel ringraziare così Barbara Mosca. Davvero un grande festival quest'oggi a Pescara. Intanto saluto gli amici che sono qui presenti per fare la spesa, tanti cari amici, uno su tutti però lo voglio subito dire, è reduce da una tournée nell'est Europa, in Romania e Moldavia in modo particolare, e Franco Midiri, altro ex vincitore nazionale della nostra manifestazione. Vorrei salutare anche il coreografo ufficiale del concorso di Miss Adriatico, Pietro Di Bari, che praticamente nelle gallerie Ocean di Pescara è di casa, e naturalmente gli amici al seguito, coloro che stanno lavorando per diffondere al meglio le immagini del nostro festival, il nostro regista Leo Di Blasio, il nostro fotografo Carlo Vernamonte, davvero tutto lo staff del festival. E chiudiamo, amici della giuria, chiudiamo con la 14ª ed ultima concorrente. E allora applausi di incoraggiamento anche per Alessia Pogliandri, eccola qui! Eccola qui che ci raggiunge al centro del palco.
per interpretare un brano di Cher dal titolo Welcome to Burlesque. Vi lascio dunque all'interpretazione di Alessia Poliandri. Grazie e buonasera. You dream of but never can possess, nothing what it seems. Welcome to Burlesque. Oh, everyone is buying, puts your money in my hands. If you got a little extra, well, give it to the band. You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Welcome to Burlesque. You can dream of Coco, though it have your race. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Jesse keeps you guessing, succulent statues. Behave yourself safe, Georgia. Welcome to Burlesque. Così terminato la gara, però non andate via perché le emozioni continueranno, perché abbiamo degli ospiti eccellenti presenti in questa sede che si esibiranno, quindi faranno ascoltare la loro splendida voce. Sono gli ex vincitori della nostra kermesse. Io però a questo punto pregherei il nostro presidente di giuria Angelo Anselmi di raccogliere le schede di votazioni che sono state controfirmate dalla nostra giuria, composta da Pierino Di Giandomenico, Claudio Mancini, Gianni De Chellis, Franca Minnucci e poi ancora Sonia Creati, Pina Di Marzio, e quindi una grande giuria. Vogliamo fare un grande applauso anche alla giuria, perché vi assicuro non è semplice e non è facile esprimere dei giudizi quando si ascoltano delle voci così interessanti. E allora, prima ospite, amici delle Gallerie Auchan, ecco lei che ha scritto il suo nome nell'albo d'oro della nostra competizione nazionale. Ha vinto il 20 febbraio scorso al Palafiori di Sanremo, nel corso dell'ultima edizione, nell'ultimo epilogo nazionale del concorso, la sua finale. Ed è qui con noi oggi come testimonial, e lo sarà per un anno intero, quindi fino al prossimo anno. Lo abbiamo ascoltato fino all'altro ieri su Radio Parsifal, perché è la radio che supporta le nostre iniziative. L'abbiamo ascoltato con il suo brano di successo che è stato scritto, e poi ci spiegherà anche i contenuti in collaborazione con la professoressa Laura Oldani. Io la farei subito entrare in scena perché è davvero un artista di primo ordine. E allora è qui con noi Danira Micozzi, eccola qua.
Danira, piacere, complimenti, piacere di rivederti. Allora, sono passati pochi giorni, perché sembra essere stato ieri a Sanremo l'epilogo nazionale, il brano Vera che ti ha permesso di trionfare in una cornice fantastica. Ti abbiamo ascoltato anche in radio, continueremo a farlo perché anche altre emittenti radiofoniche riproporranno il tuo brano di successo. Che cosa ci dici? Che ricordi conservi ad oggi di quella bella iniziativa che ha visto il gruppo del Festival della Melodia a Sanremo in occasione proprio del più blasonato festival della canzone italiana? Sì, è stata una bellissima esperienza, devo dire, con tutti i concorrenti, abbiamo stretto una grande amicizia. Non ho sentito la competizione, eravamo tutti una grande famiglia, sia con voi del festival, tutti insomma i collaboratori, che con tutti i concorrenti, tutti bravissimi. Nei giorni scorsi sei stata anche premiata dal primo cittadino di Martinsicuro, perché lei è un'artista che studia nelle Marche con la professoressa Laura Oldani, però è abruzzese e di Martinsicuro, un ridente centro rivierasco della provincia di Teramo. È stata premiata, anche se si dice che in Italia nessuno è profeta in patria, però le istituzioni hanno riconosciuto i tuoi meriti. Ti ha fatto piacere? Tantissimo, essere premiata dal sindaco davanti a tanta gente, essere riconosciuta come insomma un vanto dalla cittadinanza, è stata una grandissima soddisfazione. Oggi che esperienza è stata? Seduta lì tranquillamente, ti vedevo tra il pubblico, goderti lo spettacolo dei tuoi amici e delle tue amiche del Festival della Melodia. Devo dire che è stata la prima volta in cui non ero agitata di cantare, di solito sto sempre con l'ansia, il tremore per l'esibizione insomma imminente, invece oggi ero molto rilassata, devo dire. Benissimo, allora cogliamo l'occasione per far ascoltare agli amici presenti, al pubblico delle Gallerie Auchan di Pescara, questo brano Vera. Di che cosa parla il brano, Danira, ma soprattutto chi è stato protagonista con te nella realizzazione di questa canzone di successo? Allora, con me protagonista sono stati due arrangiatori marchigiani insieme alla mia grandissima insegnante Laura Aldani, che hanno collaborato insieme nella stesura di questo brano, che diciamo mi calza a pennello, come tutti hanno definito. Tratta la storia di due persone, diciamo la fine di una storia, perché sì, la fine di una storia d'amore. Lei è ormai stufa delle bugie e degli inganni del suo uomo e decide di smetterla, dice che non è più per lei e vuole una vita sincera, vuole essere vera. Benissimo, è stata definita la Aretha Franklin d'Abruzzo, allora ascoltiamola in tutta la sua bravura, lei è Danira Micozzi. Grazie. Io dovrei parlare un po' con te, cercare di spiegarti cosa c'è, ma no. Lascerò perché voglio pensare solo ai fatti miei.
nera vera, nera vera. Che brava la nostra campionessa Daniele Micozzi, complimenti. Sarà la nostra testimonial, come si diceva, per l'intera stagione, l'intero tour 2014-2015 del nostro Festival della Melodia. Ricordo, l'unico concorso canoro itinerante che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di esibirsi, di mettersi in evidenza, di far ascoltare la loro splendida voce. Facciamo adesso, a questo punto, in attesa del verdetto, tra poco conosceremo il vincitore o la vincitrice della tappa inaugurale del Festival della Melodia. In attesa di tutto ciò, ascoltiamo, facendo qualche passo indietro, un ex vincitrice nazionale della nostra kermesse. Si tratta di Maurizia Sciarretta. Un applauso per lei. Eccola qui che ci raggiunge la nostra Maurizia, allegra e simpatica come sempre la nostra Maurizia. Ciao, come va Maurizia? Bene, mi stavo facendo le foto. Le foto, benissimo. Foto che dovremo conservare, come ne abbiamo tante di te, foto tue sul sito ufficiale del nostro concorso festivaldellamelodia.net. Questa volta, in questo pomeriggio, che cosa ci farai ascoltare? In cerca di te di Simona Molinari. Ah, di Simona Molinari, artista aquilana, anche lei reduce da un'apparizione al Festival di Sanremo, davvero molto brava. Ascoltiamola come l'interpreta Maurizia Sciarretta. Paolo, prima di iniziare, me lo dici? Chapeau. Chapeau. Battiamo le mani? Facciamoci sentire! Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore? Ti rivedrò, ti cercherò, ti troverò. Io cerco invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto e ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Passo tra la folla che non sa e che non vede il mio dolore, sognando te, cercando te, che più non ho. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa e che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ci facciamo sentire con queste mani, tutte per il Festival della Melodia. Siete bellissimi. Io cerco in vano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto e ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sola me ne vo per la città,
correrò per la città. Sognando te, cercando te, che più non ho. Hey, grazie! Dov'è Paolo? Si è perso Paolo! Stavo ascoltando la voce di Maurizio Sciarretta, complimenti ancora per te. Chapeau, chapeau. Benissimo, siamo arrivati quasi al momento clou, al momento del cerimoniale di premiazione. Allora io vorrei presentarvi un altro artista, un altro veterano del nostro festival, vincitore nazionale anche lui, definito dalla stampa specializzata il Vasco Rossi d'Abruzzo, anche se a più riprese ha dimostrato che nel suo repertorio trovano posto davvero autori importanti come Pierangelo Bertoli e tanti altri, che ha cantato nel corso delle varie edizioni del Festival della Melodia e del concorso di bellezza di Miss Adriatico. Oggi è parte integrante di un gruppo che è molto seguito, anche perché è un gruppo capitanato da un musicista, un noto personaggio abruzzese, vale a dire il PM Gennaro Varone. È una colonna portante del nostro festival e lo invito subito qui al centro del palco. Si tratta di Marco Corneli, un applauso per lui. Vieni Marco, vieni. Al termine di questa interessante maratona musicale, che cosa ci farai ascoltare? Un brano che fa parte dell'ultimo album, appunto, del CD di Gennaro Varone, che stiamo portando in giro, e si intitola Non sarò mai. A proposito, vogliamo invitare tutti i presenti al prossimo appuntamento itinerante dei concerti del gruppo capitanato da Gennaro Varone. Dove si svolgerà? Il 30 siamo di nuovo a Pescara, dopo che abbiamo, diciamo, fatto l'apertura al Circus, al Flaiano. Quindi all'Auditorium Flaiano di Pescara il 30 aprile. Tutti quanti siete naturalmente invitati al concerto live del gruppo di Gennaro Varone, dove ci sarà alla voce e alla chitarra anche il nostro Marco Corneli, che ascoltiamo prontamente subito dopo il vostro scrosciante battimani. Grazie. Non sarò mai perduto per sempre, non sarò mai seduto come fosse niente. Il tempo che passa, un uomo che soffre per la propria sorte, e nuovi amori per le notti di una sposa. Cieli schiusi sopra il tetto di una chiesa, e raccontare a tutti una storia antica come un segreto dimenticato, forse solo la vita. Na na na. Non sarò mai uno che non sente, non sarò mai uno che non sente, che guarda e non vede sangue innocente. Non resterò mai dentro un mondo che brucia indifferente. Indifferente. E crederò in nuovi angeli. L'accettazione mai sarà nella mia mente. Na 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 na, non sarò mai perduto per sempre. Na 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 na, perduto per sempre. Sarò mai ritrovarsi nel sorriso di una vita. Soffre come un segreto.
nascosto di angeli e cieli schiusi sopra il tetto di una chiesa di e raccontare a tutti una storia antica come un segreto dimenticato, un amuleto perduto, forse solo la vita. Forse solo la vita. Grazie. Che bella canzone, davvero dei testi fantastici che scrive Gennaro Varone, che a più riprese ha fatto parte del cast degli artisti del Festival della Melodia. Lo ringraziamo perché ha scritto anche per i nostri protagonisti sul palco e quindi non finiremo mai di ringraziarlo. È un grande compositore, un grande artista, un grande professionista. Grazie ancora a Gennaro Varone. Bene, detto questo, siamo pronti per il cerimoniale di premiazione. Io vorrei ringraziare le Gallerie Auchan perché i direttori di queste gallerie sono persone che credono nei giovani e oggi come oggi non è facile perché tutti si riempiono la bocca nel dire aiutiamo i giovani, però in pochi all'atto pratico fanno qualcosa per aiutare i giovani ad emergere. Quindi complimenti, vogliamo fare un applauso alle Gallerie Auchan, alle Gallerie Auchan di Pescara, Mattia Perelli in primis, il suo direttore che ha fortemente voluto che questa iniziativa si svolgesse proprio qui questo pomeriggio davvero particolare, la vigilia di Pasqua. Volevo anche salutare e ringraziare gli sponsor che ho poc'anzi citato perché sono degli sponsor autorevoli come il pastificio La Mugnaia di Elice, la cantina Tollo e poi ancora Sulmona Confetti, la Cometti Car Wash che offre anche un lavaggio gratuito per la propria automobile al vincitore o alla vincitrice della manifestazione, lo scopriremo tra poco. E poi i vini Citra di Ortona. Questi prodotti li trovate anche qui alle Gallerie Auchan perché sono prodotti di punta, prodotti che vanno per la maggiore, d'altra parte fanno parte di un messaggio ma anche di firme prestigiose. Quindi ringraziamo il pastificio La Mugnaia, la cantina Tollo, Sulmona Confetti, la Cometti Car Wash e appunto i vini Citra. Detto questo, veniamo a noi. Vorrei subito chiamare qui una simpatica e graziosa modella, una storica indossatrice di Miss Adriatico che ha seguito tutta la nostra rassegna. A dire il vero, lei ha anche una voce gradevole, lo può testimoniare il nostro Marco Corneli che ha avuto modo di provinarla negli uffici della promozione spettacoli SRL. Io mi riferisco a Clemenza Bobogian che tra poco ci raggiungerà sul palco per consegnare il primo riconoscimento. Tornerà quest'anno a far parte dello staff di Miss Adriatico e in compagnia del suo figliolo che possiamo far venire al centro del palco. Forza Clemenza, un applauso alla nostra Clemenza affinché sia la bellezza a premiare la bravura. Allora, Clemenza è pronta per consegnare il primo riconoscimento che porta la firma di un cantautore. Si tratta di, eccolo lì posizionato giù in fondo, Carlo Di Fabio! Eccolo qui! Penso che gli faccia particolarmente piacere essere premiato da te. Cara Clemenza, Carlo Di Fabio, premiato da
Clemenza Bobocian, la consegna, facciamoci anche una bella foto ricordo di questo momento celebrativo. Carlo Di Fabio, premio della critica alle Gallerie Auchan. Che dire, Carlo, è vero che ti ha fatto piacere essere premiato dalla nostra Clemenza? Tantissimo, tantissimo, grazie, grazie a tutti, grazie a te Paolo, grazie a tutti quanti. Grazie e auguri di buona Pasqua a Carlo Di Fabio, grazie alla nostra Clemenza, grazie. Andiamo avanti. Un altro premiatore d'eccezione è un ex vincitore nazionale, uno storico componente del Festival della Melodia. Lui è Franco Midiri, reduce da tournée internazionali nell'Est Europa, in Romania, in Moldavia, dove tra poco tornerà per riproporsi in diversi concerti davvero molto attesi da quelle parti. Questa sera non ti abbiamo coinvolto con la tua splendida voce, però quando potrai sarai senz'altro benvenuto nella nostra rassegna, dove sei praticamente di casa. Il tuo giudizio intanto sulla rassegna, com'è andata? Allora, sono comunque ragazzi in gamba, hanno bellissime voci. C'è chi magari deve crescere un po' di più, c'è chi deve studiare di più, ma sono tutti bravi. Complimenti a tutti. Giovani, bravi e talentuosi, come si diceva. E allora consegniamo il premio della giuria, che porta la firma di una new entry che si è subito fatta onore. Si tratta di Barbara Mosca. Ha interpretato il brano di Mina della Tigre di Cremona, eccola qui, premiata dal nostro Franco Midiri. Rivolgiamoci a beneficio dei nostri operatori di ripresa una foto che sarà immortalata sul sito del concorso festivaldellamelodia.net. Che dire, Barbara, te l'aspettavi? No, ma sono felicissima, grazie a tutti. Complimenti, alle prossime. Barbara Mosca, grazie anche a Franco Midiri, in bocca al lupo per la tournée e andiamo avanti. Saliamo sul podio, come si suol dire, perché stiamo per consegnare il trofeo relativo al terzo piazzamento. Allora chiamo l'amico fraterno, l'emerito ricercatore dell'Enea, docente universitario della D'Annunzio di Pescara, del professor Achille Renzetti. Un grande applauso per lui. È reduce da meeting e convegni in Thailandia e in alcuni paesi asiatici, è qui con noi perché per le festività pasquali è tornato in Abruzzo e dalle nostre parti, in provincia di Pescara in modo specifico. Professore, com'è andata? Benissimo, il materiale umano era ottimo, di ottimo livello. Il trampolino di lancio, cioè questo festival, dà l'opportunità, la possibilità a questi ragazzi di dimostrare la propria bravura. Logicamente noi abbiamo avuto un compito difficile perché dobbiamo sempre decidere poi e premiare i primi, ma vorrei ricordare anche gli altri, hanno loro l'opportunità nei prossimi festival di dimostrare la loro bravura. Approfitto per fare gli auguri sia ai vincitori di Buona Pasqua, di Serena Pasqua e al pubblico presente. Benissimo, e noi ci uniamo ai suoi auguri, caro professore. E allora, il terzo posto ancora per un volto nuovo del nostro festival. Terzo posto per Priscilla Di Benedetto. Ha interpretato il brano di Bungaro dal titolo Guarda Stelle, eccola qui. Elegantissima la nostra Priscilla Di Benedetto. Ricordo che sono arrivati cantanti un po' da ogni parte d'Italia, lei arriva dalle Marche, giusto per fare un esempio, da San Benedetto del Tronto, e chiediamo subito le prime impressioni a caldo. Priscilla, a chi dedichi questo successo? Ai miei genitori e alla mia insegnante di canto. Benissimo, tanti auguri Priscilla Di Benedetto, grazie professore, ad maiora! È il momento di un altro grande amico che da qualche tempo a questa parte continua a seguire le fasi del nostro Festival della Melodia. Si tratta di Pierino Di Giandomenico. Eccolo qui che arriva, un applauso al nostro Pierino, impegnatissimo nella sua campagna elettorale di questi giorni, poi sarà senz'altro più tranquillo e sereno per ascoltare la buona musica. Una
giudizio su questi giovani cantanti, molti dei quali alla loro prima apparizione pubblica. Come li hai trovati? Ma io avevo avuto modo di ascoltarli un'altra serata a Città Sant'Angelo. A Città Sant'Angelo, esatto, ero rimasto impressionato positivamente, e questa sera è la conferma che in mezzo a tutti questi giovani ci sono sicuramente voci interessanti e che possono far rappresentarci in giro per l'Italia, un po' all'Abruzzo, a tutti noi. Speriamo di poterlo fare anche prossimamente nella sua città, Cappelle sul Tavo, un ridente centro dell'Interland pescarese dove siamo stati già a più riprese. Speriamo, speriamo. Se andrà bene sarà un piacere ospitarvi. Benissimo, allora, secondo posto questa volta per Angelica Pompeo! Angelica Pompeo, secondo posto qui alle Gallerie Auchan, con il brano Mama Non Best di Jessie J. Eccola qui che arriva, non se l'aspettava la nostra Angelica, ci raggiunge celermente perché ci troviamo alle battute conclusive della nostra rassegna. Benissimo, baci e abbracci, la consegna del trofeo, le foto che scattano al vostro indirizzo e le parole conclusive della nostra Angelica Pompeo con un brano nuovo per i suoi gusti. Molto nuovo, però volevo cimentarmi anche in qualcosa di un po' di strano, un po' di diverso, forse da non attribuibile a me, al mio stile fino adesso mostrato. Però sono contentissima, ringrazio tutti e spero che vi sia piaciuto. Senz'altro, grazie, la giuria l'ha dimostrato. Grazie ad Angelica Pompeo, auguri anche a te, auguri al nostro Pierino di Giandomenico. E a questo punto, prima di rendere noto il responso della giuria, quindi prima di sapere chi rappresenterà le Gallerie Auchan, la finalissima nazionale del nostro festival in programma a Sanremo, c'è da fare un'altra premiazione, una premiazione particolare, perché tutti i brani che hanno fatto parte della finale nazionale vinta dalla nostra Danira Micozzi sono stati pubblicati sul sito ufficiale del nostro festival, festivaldellamelodia.net, che ho ricordato a più riprese. Ebbene, c'è stata una vera e propria gara da parte di coloro che seguono, le migliaia e migliaia di persone che seguono con interesse il nostro festival, e al termine della gara abbiamo avuto un responso, perché migliaia di persone hanno visitato e hanno espresso il loro indice di gradimento. Ebbene, c'è stato un vincitore che tra poco renderemo noto. A consegnare il trofeo sarà il decano del nostro festival, che è stato anche autore di questo bel progetto legato all'indice di gradimento. Si tratta di Marco Corneli. Vieni qua, Marco. Allora, rendiamo noto il verdetto, perché ha ottenuto 820 voti Carlo Di Fabio. Siamo passati ai 1651 voti di Angelica Pompeo, ma a vincere meritatamente e con un grande indice di gradimento, come si diceva, con 3386 preferenze, è pregato di raggiungerci qui al centro del palco Marco Raffaeli, il più votato sul web, Marco Raffaeli. Eccolo qui che ci raggiunge incredulo, non se l'aspettava il nostro Marco, che viene omaggiato dal nostro Marco Corneli. Facciamoci anche una bella foto prima del commento di rito. Marco Corneli premia Marco Raffaeli. Che dire, ti aspettavi così tante preferenze da parte del pubblico di casa? No, e devo dire che per un cantautore ricevere l'apprezzamento del pubblico è la cosa più grande, quindi grazie mille. Grazie a te, in bocca al lupo, Marco Raffaeli, il più votato sul web. Benissimo, è il momento clou, chiamo subito qui al centro il presidente di giuria, vale a dire Angelo Anselmi, e l'attrice Franca Minucci. Al centro, mancano pochi secondi prima della chiusura del nostro collegamento, allora eccoli qua pronti Franca Minucci e Angelo Anselmi per incoronare il vincitore o la vincitrice della rassegna. Che dire brevemente, Franca? Ah, insomma, una grande serata, i ragazzi sono molto bravi, io sono sempre qui pronta perché questo, come dire, un talent a me molto caro, tra l'altro molto importante per questi giovani che si cimentano con il palcoscenico, insomma, anche quando questo è piccolo, come in questo caso che siamo in una condizione un po' diversa, però c'è sempre un pubblico e quindi è sempre un impatto dal vivo, live, quindi è molto interessante.
credo che c'erano delle bellissime voci, alcune forse più immature, così più giovanili, quindi che devono un pochino crescere, ma sicuramente un alto livello. Bene, nell'augurare i migliori in bocca al lupo per il nuovo incarico ad Angelo Anselmi, commentiamo brevemente questa manifestazione. Beh, intanto è bellissimo che ci si sposta da una location all'altra e quindi questo è interessante anche qui allo Shan aver fatto sentire i cantanti. È vero che ci sono delle voci molto particolari e da veramente da portare su. E poi una cosa che volevo dire è che appunto io ti ringrazio sempre Paolo Minnucci, perché con questa opportunità che c'è adesso anche Muovi la Musica, grazie al presidente Alberto Salerno che tra le altre cose collabora con il vice che è il nostro amico Alberto Simon Luca, noi cercheremo di valorizzare proprio i cantanti. Non ci sono più le audizioni con le major, c'è la possibilità di fare le audizioni grazie a Muovi la Musica. E io ringrazio Paolo Minnucci che come sempre il suo gruppo mi ha dato questa opportunità, quindi ragazzi studiate, andate avanti perché ce la potrete fare. Benissimo, belle parole. E allora addirittura d'arrivo proclamiamo la vincitrice, la prima vincitrice del tour 2014-2015 con il brano Perdere l'amore, vince Gaia Anglani. Eccola qua, Gaia Anglani vince, è la prima vincitrice del nostro festival tour 2014-2015. E con queste belle immagini festanti Paolo Minnucci ringrazia le Gallerie Ocean di Pescara, ringrazia tutti i presenti, i cantanti al seguito, e dopo le foto di rito lascio il microfono per i ringraziamenti alla trionfatrice della manifestazione, Gaia Anglani. Wow, vabbè, bellissimo ovviamente, c'è sempre, si dice sempre no ma adesso tanto non sono io, no ma adesso non sono io, poi ti chiamano e dici e adesso cosa fai? Bellissimo, ringrazio tutti quanti, vabbè la giuria, te in particolare, il pubblico, i miei compagni, tutti quanti. Benissimo, in bocca al lupo, Gaia Anglani vince il Festival della Melodia. Con questo è tutto, Paolo Minnucci vi ringrazia della cortese attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti con il tour del Festival della Melodia. Ciao a tutti dalle Gallerie Ocean di Pescara, ciao! Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!